Le ricette delle crostate sono sempre molto richieste e tra le ricette dolci facili c'è di certo questa crostata al cacao con crema di ricotta. È una ricetta deliziosa che possiamo profumare con la scorza e il succo d'arancia. Per fare la frolla usiamo la ricetta classica, basterà sostituire a 20 g di farina 20 g di cacao, e la frolla al cacao sarà perfetta. La crostata cacao e crema è una delle ricette dolci facili suggerita da Il Cucchiaio d'Argento, un dolce da provare subito. Lasciamo ovviamente raffreddare del tutto la torta prima di servirla. Ecco come fare una crostata con frolla al cacao e crema di ricotta deliziosa. Piacerà a tutta la famiglia, perfetta per una festa tra amici, da regalare, dopo un pranzo, o una cena speciali, e perché no per un compleanno. La ricetta della crostata di frolla al cacao CONC crema di ricotta ingredienti crostata al cacao con crema di ricotta, ricette dolci facili. Per la base 300 g di pasta frolla pronta al cacao, per il ripieno 500 g di ricotta vacina, 50 g di mandorle tritate, 1 uovo, 100 g di zucchero semolato. Succo e scorza di 1 arancia bio preparazione crostata al cacao con crema, ricette dolci facili. Iniziamo dalla frolla, che abbiamo già pronta o che facciamo in casa seguendo la ricetta classica. Alla ricetta classica per la frolla, ricordiamo che basta sostituire 20 g di farina con la stessa quantità di cacao. Mettiamo la frolla in frigo. Passiamo alla crema. Lavoriamo la ricotta con lo zucchero, uniamo l'uovo e amalgamiamo con la frusta, uniamo la scorza grattugiata dell'arancia bio e il suo succo filtrato. Continuiamo a lavorare ottenendo una crema liscia. Foderiamo con la carta forno uno stampo da crosta di 22 cm di diametro. Stendiamo la frolla con il mattarello e adagiamo nello stampo, bucherelliamo il fondo con la forchetta. Versiamo nel guscio di frolla la crema di ricotta, livelliamo e suddividiamo la torta in 4 parti uguali tracciando 2 linee immaginarie. Ne copriamo 2 con le mandorle tritate. Mettiamo in forno a 185 gradi già raggiunti per 45 minuti circa. Sforniamo e facciamo raffreddare, sformiamo e completiamo con 2 fettine di arancia.